Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio trasformare questo contenitore per le uova. E lo voglio decorare e farlo diventare un mio porta oggettini per graffette, pinzettine, mollettine, quegli oggettini piccolini che sono sempre in giro. Pensavo di utilizzare questi scompartimenti. E quindi ho deciso di provare a decorare per vedere se viene fuori qualcosa di carino. Innanzitutto, do l'acrilico bianco su tutto il contenitore. Una volta passato il bianco su tutto il contenitore, facciamo asciugare bene. Una volta asciutto un po' il bianco, volevo fare un'altra cosa. Per decorare, questo contenitore, ho deciso di utilizzare questa carta di stamperia. Allora, visto che la tonalità è sul lilla, sul viola, userò questo allegro violetto per colorare solo dei particolari del contenitore. Pensavo a questi quattro angoli e magari, vediamo un po', potrei decorare anche le due colonne che ci sono al centro, giusto per dargli un pochino di movimento. Quindi vado a fare questo lavoro. Finito di colorare le parti lilla, ho aggiunto anche questi due particolari perché mi sembrava finisse più carino così. Facciamo di nuovo asciugare perfettamente. Mentre la scatola continua ad asciugarsi perfettamente, vado a ritagliare le parti della carta di riso che mi servono per decorare il contenitore. Pensavo di ritagliare gli uccellini col cuoricino e magari uno di questi particolari. Quindi strappo la carta. Vi ricordo che la carta di riso va sempre strappata e mai tagliata con la forbice, perché in questo modo, quando voi la incollerete sul vostro supporto, non si vedrà dove è stato delimitato il taglio. Se invece viene fatto un taglio netto con la forbice, rimane molto più visibile e quindi non è bello. Per cui in questo caso, anche sul bordo, vedete che c'è la linea dritta netta, dobbiamo andare a toglierla in questo modo. Pochissimo, ma comunque dobbiamo togliere il taglio netto. Così, in questo modo. Quindi potrebbe essere questo e poi ritagliamo i due uccellini, così. Strappiamo i due uccellini, non ritagliamo perché ho appena detto che non bisogna usare la forbice, così. E poi eventualmente potremmo tagliare anche un pezzettino di questa greca, perché sì, potrebbe mettersi qua, potrebbe essere carina. Questo
quindi strappo ancora qui, anche in questo caso vado a tirar via la parte sotto dove c'è il taglionetto della carta. Così. Ora qua dobbiamo ancora un attimino pulirla bene, quindi facciamo in questo modo: bagniamo un pennellino e con l'acqua andiamo a delimitare un po' i bordi da ritagliare, così. Perché se noi mettiamo l'acqua diventa più facile tagliare senza andare a rovinare il disegno, perché con l'acqua si ammorbidisce la carta, così, vedete, in questo modo, e io vado a ritagliare proprio dove ho passato il pennello senza problemi. Quindi questo è un modo per evitare per sbaglio di magari strappare il disegno, perché chiaramente con la forbice in questo caso è più facile ritagliare, invece quando si strappa si rischia di fare qualche pasticcio. Invece vedete che così rimane molto più semplice. In questo caso non vado a togliere tanto bianco, tanto non è necessario, perché poi vi farò vedere che andrò anch'io a sporcare con delle gocce di colore simile a quello che c'è sul disegno la mia scatola, e quindi non si vedrà più la differenza praticamente. Quindi pensavo di mettere, allora vediamo un po' come si può fare, pensavo di mettere gli uccellini qui sul davanti, la greca come ho detto qui sul frontale, e questo magari qui così, ok. Quindi non ci resta che andare ad incollare le parti della nostra carta di riso. Andiamo ad incollare perfettamente al centro, così. Ho messo la colla sia sotto che sopra. Ricordo sempre che per incollare la carta di riso, qualsiasi tipo di carta, si parte sempre dal centro e si va verso l'esterno, in modo da far fuoriuscire eventualmente se si sono create delle bolle d'aria, altrimenti rischiate di creare delle pieghe. Dopodiché, nel caso proprio vi si fosse creata qualche piega, cosa dovete fare? Vi bagnate il dito con la colla, mi raccomando, il dito deve essere bagnato di colla, e andate a premere sulla piega. Il dito bagnato di colla perché? Perché se non avete il dito bagnato di colla rischiate di strappare la carta, invece in questo modo potete fare pressione così per schiacciare la carta di riso senza rischiare di fare danno. Ora andiamo ad incollare questa qui, così, quindi andiamo a mettere la colla. Qua c'è un buco che dovrò chiaramente ripristinare, ma io adesso cosa faccio? Vado ad incollare il mio pezzo di carta perfettamente così. Poi dopo, una volta asciutto, con il cutter dall'interno andrò a ricreare il foro per poter chiudere la mia scatola. Idem per la parte in eccesso, questa che taglierò una volta asciutto bene. Ok, e ora andiamo dentro ad incollare quest'altro particolare. A questo punto andiamo nuovamente ad asciugare le parti incollate. Il nostro supporto adesso è perfettamente asciutto, quindi andiamo a tagliare questa parte di carta in esubero, così, in questo modo. Togliamo anche la puntina qui,
così, ok, e poi con il cutter andiamo dalla parte interna a tagliare anche qui la parte di carta che non è necessaria, perché dobbiamo riaprire qui il nostro buco per chiudere la scatola, in questo modo, così. Tagliamo bene, così. Così il nostro supporto si può nuovamente chiudere. Ok. Ora con il colore lilla vado a creare le sfumature su tutti i contorni della scatola e sui vari particolari. Per fare ciò utilizzo il lilla e il solito pennello obliquo, così, quello che serve per creare le sfumature. Acqua e pezzo di tovagliolino per pulire un pochino il pennello che non si imbeva troppo di acqua. Quindi vado a procedere con questa operazione su tutta la scatola. Finite le ombre su tutto il contenitore, questo è il risultato. Adesso voglio ancora fare, per abbellire un po' ulteriormente, andare a creare dei puntini bianchi sulle parti che ho fatto lilla. E questo lo facciamo con il fondo di un pennello, che potrebbe essere questo. Prendiamo del bianco
e vado a creare dei puntini, quindi così. Partiamo con l'interno. Bagno la punta del pennello e vado a fare dei puntini in maniera irregolare, in questo modo. Bagnate bene il pennello, immergetelo bene tutta la punta, perché altrimenti i puntini vi verranno troppo piccolini. Invece, se voi bagnate bene la punta, quindi dovete mettere un po' di colore, non basta pochissimo colore, perché altrimenti non riuscite a fare i puntini così. Oppure potete utilizzare anche il fondo di uno stuzzicadenti piatto, come preferite. Io utilizzo il pennello, così i pallini vengono anche un pochino più grossi. Questo è il risultato dopo aver fatto i pallini sia all'interno che all'esterno del mio contenitore. Per, diciamo, quasi concludere, perché no, allora voglio fare ancora un timbrino qui all'interno, ma lo faccio dopo, quando è ben asciutto. Adesso vado a fare delle gocce di lilla su tutto il lavoro. Quindi bagno un pennellino, lo bagno bene di colore così e vado a picchiettare. Questo è il risultato finale dopo aver spruzzato un po' di schizzi di lilla su tutto il mio contenitore, sia all'esterno che all'interno. Magari ne mettiamo ancora un pochino qui, visto che non ce ne sono. Potrebbe essere un'idea qua, in questo punto, così. Ok. Adesso per finire volevo ancora mettere un timbro, così, per riempire questa zona. Come timbro potrei usare per esempio questo uccellino di questo set di timbri stamperia, quindi sì, la grandezza è anche giusta, mi riempie un po'. Quindi vado, lo faccio grigio, lo faccio con il mio Big Pen Brush di Faber-Castell, colore che poi diventa permanente, così, e lo vado a timbrare. Così. Ok. Così abbiamo ancora riempito quell'area un po' vuota. Volendo lo possiamo leggermente colorare, così rimane un pochino più carino. Prendiamo del pennellino appena appena, solo un po' sporco di violettino, ma proprio appena appena, così, e andiamo a colorare appena appena in questo modo, giusto solo proprio per dargli un po' di colore. Sulle ali. Ok. Questo è il mio contenitore finito, questa è la parte esterna
Questa è la parte interna, come avete visto, un lavoro semplicissimo, un riciclo creativo, carino, perché alla fine di questi contenitori se ne possono avere tantissimi in casa. E la mia idea era quella di utilizzarla per inserire le graffette, le pinzettine, che sono sempre oggettini microscopici che occupano spazio, che si perdono. Invece in questo modo, per esempio, anche le mie graffettine, queste qui che ho sempre un po' sparse in giro, invece in questo modo sono facilmente riposte. Spero che il video molto semplice di oggi vi sia piaciuto e che sia stato come uno spunto per anche voi creare un qualcosa di carino. E se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure semplicemente se volete lasciarmi un like o un commento, capirò e saprò se anche video di questo tipo vi possono far piacere, visto che all'interno del mio canale faccio video un po' diversi, un po' più complicati, un po' più semplici, ma cerco un pochino di accontentare tutte le esigenze, perché ho visto che non tutti sono pronti per fare dei lavori magari molto complessi, molto lunghi, ma hanno piacere di vedere qualcosa di immediato e per magari avere un primo approccio con sfumature, decoupage, timbri e cose di questo tipo. Se è la prima volta che seguite il mio canale e il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi, così mi aiuterete a farlo crescere. Per le persone invece che già mi seguono costantemente, non voglio solo ringraziarvi, perché siete sempre di più, sempre più attenti, mi lasciate like, commenti o messaggi su tutti i social, e questo veramente volevo dirvi che mi dà la carica per continuare a fare questi tutorial, perché vedo che piacciono e spero che possano esservi utili per creare qualcosa di creativo e di carino. Detto questo, il video di oggi è terminato, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!